fichi dottati, tra le più pregiate cultivar in Italia dell'albero di fico, Ficus carica sativa, hanno il sapore del sole di Calabria. Infatti, l'Interland cosentino rappresenta l'habitat ideale per la coltivazione di questa pianta, da sempre legata alla tradizione agricola e gastronomica calabrese. Il fico, fresco o essiccato, è stato da sempre un cibo povero e tipicamente contadino. Mangiato col pane, faceva da companatico e se il pane non c'era, lo sostituiva. Questo frutto, che oggi una filiera di 130 produttori e trasformatori tenta di proteggere e valorizzare, si raccoglie a mano da giugno ad ottobre. Maturo, dal sapore mieloso, di pezzatura medio-piccola, buccia chiara, polpa morbida e semi minuscoli, essiccato e con una sapiente lavorazione artigianale, per secoli ha rappresentato una delle provviste più gradite e meglio conservate. L'essiccazione, che fino a pochi decenni fa si faceva al sole, su rudimentali stuoie di canne, oggi avviene in appositi forni, ma dalla trasformazione ancora tante prelibatezze. Crocette, trecce, coroncine, palloni, confettura, squisite sempre, ma ancor di più se gustate con un mantonico passito della Locride.